Buonasera a tutti, un saluto particolare a voi presenti e questa sera presentiamo, come ben sapete, il libro di Gabriella Caramore, L'età grande. Riflessioni sulla vecchiaia. Per Gabriella Caramore la vecchiaia è, la definisce un'ultima opportunità, dice il tempo di rischiare per osare paesaggi inesplorati, per sentirsi vivi. Quindi la vecchiaia apre dei spiragli di vita nuova. L'autrice in questo libro affronta questo tema con grande delicatezza e sensibilità, usa anche parole e immagini molto evocative, alcune li hanno definiti dei lampi, e ne cito solo alcune, ma ce ne sono tante altre perle nel libro. Dice: il tempo è la vera materia di cui si nutre la vecchiaia. La vecchiaia con la sua ombra illumina la vita. Parlando poi dell'ultima età che accompagna il nostro tratto conclusivo della vita, la definisce come quasi a scrutare nelle fessure dell'esistenza. La nostra autrice ci dice anche che la vecchiaia va vissuta con consapevolezza, che la vecchiaia richiede coraggio e va preparata negli anni che la precedono. Ma ci dice anche, secondo lei, portando la sua esperienza, come rendere la vecchiaia un tempo pieno. Ecco, tutto questo e molto, molto di più nel libro che presentiamo stasera. Quindi io intanto ringrazio di cuore veramente la nostra autrice che ha deciso di venirci a trovare e di condividere con noi le sue riflessioni sulla vecchiaia, e io la ringrazio molto. Discuterà questa sera con la giornalista Chiara Roverotto, che è una giornalista professionista, abbiamo già avuto modo di sentirla in questi incontri. Ha curato poi anche, come ho detto l'altra volta, molte interviste di altrettante donne che avevano un peso sotto il profilo culturale, scientifico, artistico, letterario, politico. Poi ci sono altre notizie che trovate nella scheda alla fine. Gabriella Caramore la presento velocemente perché molti che sono qui presenti la conoscevano già da tempo. Innanzitutto grazie anche a quel bellissimo programma che era Uomini e Profeti per Radio Rai 3. Collabora a diverse testate, poi ha insegnato anche religione e comunità all'università e comunicazione, scusate, all'Università La Sapienza di Roma, e poi abbiamo anche una serie di elenco di libri, alcuni li abbiamo presentati anche qui come Guanxi. Ringrazio in modo particolare l'amministrazione comunale che ci permette di utilizzare questa sala, ci dà il patrocinio, e un grazie sentito alla Ditamer che, come al solito, nelle grandi occasioni come queste ci sostiene nelle iniziative che noi portiamo avanti. Alla fine avete la possibilità, chi lo volesse, di acquistare questo libro che è messo a disposizione dalla libreria De Franceschi, e chi non l'avesse fatto, fosse interessato poi a conoscere le nostre iniziative, anche le prossime che abbiamo, può dare la propria mail e sarà cura nostra poi di avvisarli. Ecco. Prima di dare la parola ai nostri relatori, io inviterei l'assessore Tiziana De Cao a portare un saluto all'amministrazione o a dire qualcosa a riguardo. Grazie, come fa il solito, perché non è mai un saluto informale. Grazie. Bene, buonasera a tutti e a tutte. E un saluto, un benvenuto a Gabriella Caramore per essere qua, per aver accettato l'invito. Bentornato a Chiara Roverotto, che poi con la sua bravura saprà portarci all'interno di questo bel libro, un bellissimo libro. Non è molto, non è un tomo, ma 130 pagine circa, ma io quando ho iniziato a leggerlo ho dovuto ricominciare da capo più volte, perché ogni frase
è ricca, ogni fase porta una riflessione, ti costringe a fermarti a pensare. E alla fine, effettivamente, quando arrivi in fondo, ti senti arricchita da una serie di riflessioni, di proposte, di considerazioni, che dici, caspita, che bel libro. Perché dico questo? Perché parlare di vecchiaia al giorno d'oggi poteva essere anche un po' scontato, nel senso che se ne parla tutti i giorni. Sappiamo che siamo il paese, il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. Valdagno, che ci piaccia o non ci piaccia, è la città, il comune più vecchio della provincia. Fortunatamente abbiamo una popolazione anziana o non più giovane, molto attiva, che riesce, che vive bene, che ancora gode di indipendenza. Effettivamente la città offre anche spunti o proposte socioculturali, però spaventa sempre anche a Valdagno parlare di anziani, non so perché, è una parola che crea ogni tanto, vedi, qualche alzata di scudi, quasi l'anziano potesse, c'è sempre un antagonismo tra anziano e giovane, quasi l'anziano potesse togliere qualcosa al giovane, quando invece io mi ricordo anni fa partecipare ad un convegno e so che il relatore molto bravo aveva detto: la nostra vita inizia con una carrozzina e finisce con una carrozzina, c'è poco da fare, lì siamo, può essere, sono due carrozzine diverse, però se siamo fortunati magari non ci finiamo sulla seconda carrozzina, ma comunque. E il bello di questo libro, poi dicevo, poteva essere scontato parlare di anziani, di popolazione anziana e riprendere il tema della vecchiaia, perché appunto è un tema che può essere, c'è il rischio di cadere magari nella retorica o di dire cose già sentite, già ripetute, un déjà vu. Il colpo felice o l'intuizione felice di Gabriella Caramore è stata quella di dire: rivediamo, diamo un nome nuovo a questa fase, non più il lamentarsi per quello che abbiamo perso, non più l'angoscia per il futuro vicino, per quel poco futuro che ancora ci resta, ma cercare di vedere questa fase, questo momento, come un momento in cui possiamo vivere proprio forti di questo passato, forti di questo presente in cui siamo, e in attesa anche di un futuro che potrà essere più o meno lungo, ma che comunque ci ha portato fino a qua. E quindi lei dice: è una fase in cui noi possiamo ancora dare molto e ricevere molto, e quindi va considerata. Lei dice, io ho colto che è un po' quello che aveva anticipato anche Eliseo nella parte finale del libro, io ho colto questa frase che secondo me può cogliere bene, che può essere il succo un po' di quanto ci propone Gabriella Caramore. Quel vecchio, in un presente che si dilata verso il futuro e indietro nel suo passato, ci mostra che davvero la vecchiaia può essere età grande, perché con la sua ombra illumina la vita. Problema forse nostro è una sfida che possiamo lanciarci, adesso qua vedo, insomma, che più o meno siamo tutti sulla mia età, forse quindi possiamo considerarci un po' già nella nostra vecchiaia, riuscire a trovare, certo l'ombra della vecchiaia ci sarà sempre, ci coinvolgerà sempre, peserà giorni più, giorni meno sulla nostra vita, ma se riusciamo a trovare questa luce che sta in fondo e che può caratterizzare o dare un aspetto diverso alla nostra, a questa fase di età adulta, forse riusciamo veramente a trovare qualcosa in più e a vivere meglio il momento. Il tutto, tutte queste considerazioni e riflessioni che Gabriella Caramore ci porta nel suo testo, nel suo libro, è racchiuso anche, oltre alle sue riflessioni, in un contesto, ma di questo poi parlerà meglio Chiara Roverotto, in un contesto di citazioni letterarie e di citazioni artistiche su questa tematica. Quindi c'è anche una dimensione che va oltre la riflessione scritta dell'autrice, ma si allarga a queste immagini storiche, letterarie e artistiche, che danno quindi una connotazione ancora più significativa al tema affrontato. Ecco, mi fermo e lascio la parola a Chiara Roverotto e vi auguro un buon ascolto.
Grazie Assessore, grazie all'introduzione di Eliseo e grazie naturalmente a Guanxinet per aver organizzato questo incontro con Gabriella Caramore e grazie alle persone che questa sera hanno sfidato un po' di pioggia, un po' di maltempo per arrivare fino a qua. E a volte muovere dei passi è sempre importante, soprattutto se ci sono delle persone, in questo caso una donna, che ci può veramente raccontare delle cose particolari, delle cose molto, molto profonde, molto, molto sentite. Allora io devo fare una premessa, giusto perché sono stata rimbrottata all'inizio. No, ma giustamente anche ci mancherebbe... No, assolutamente, ma giustamente, voglio dire. Io nella recensione che ho fatto al libro, scritta un giorno fa, ho scritto che Gabriella Caramore era un analista che faceva parte, diciamo così, della corrente di pensiero junghiana, cosa che non corrisponde assolutamente al vero. Ecco, probabilmente l'ho trovato decisamente scritto da qualche parte, perché non posso essermelo inventato, per cui chiedo venia, mi scuso soprattutto con l'autrice, non c'era assolutamente dolo in questo. E fatta questa premessa, direi che si possono, secondo me, dire molte cose su questo libro, nel senso che naturalmente è un libro autobiografico in parte, nel quale naturalmente si raccontano delle esperienze, nel quale naturalmente la cultura gioca sicuramente una parte fondamentale, e per cultura intendo proprio la conoscenza di autori, di arte, la conoscenza di cinema, di teatro e cose del genere, perché sono, voglio dire, la conoscenza, il fatto che ci siano proprio questi filoni, sono quelli che tutto sommato tengono un attimino in piedi la sostanza del libro. Nel senso che non si tratta solamente nient'altro che di parlare della vecchiaia, che magari, come diceva l'assessore prima, potrebbe essere un tema scontato e forse anche un tema magari un po' noioso. Assolutamente, è quello proprio di, soprattutto perché poi ci sono un sacco di persone che hanno scritto saggi, libri, che si sono dedicati a questa ultima parte della vita, ma io credo che la cosa che Gabriella Caramore è riuscita a fare con questo libro è stata quella di trattare, diciamo così, questo tema con leggerezza e profondità nello stesso tempo. È stata acuta ed è stata dolce, è stata tenera ed è stata anche forte. E poi devo dire che una delle cose che forse mi ha, alla fine del libro, mi ha commosso, lo dico tra virgolette, di più, è stata proprio l'ultima parola che ha usato, e per ora può bastare. Quando si finisce un discorso, quando si parla di cose importanti, quando si dicono delle cose molto, molto sentite, molto evidenti, a un certo punto si dice: va bene, adesso mi fermo, può bastare tutto quello che ti ho detto. E direi che in effetti questa frase è più che mai azzeccata, perché l'elenco, la panoramica che ci ha fatto è decisamente molto, 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 molto ampia, molto grande, molto estesa, e che ci può naturalmente anche aiutare, ci può permettere, diciamo così, di affrontare questo periodo della vita in un modo magari naturalmente, se stiamo bene, se abbiamo alcune possibilità, di affrontarlo anche con una certa leggerezza, non proprio con la pesantezza con cui siamo sempre soliti vedere un po' questo periodo della nostra vita. Ecco, questo mi sembrava l'incipit un attimino più corretto per presentare l'autrice. Eliseo già ha detto molte cose, e volevo ricordare fra tutte anche questa trasmissione radiofonica Uomini e Profeti, che è stato un programma che ha avuto veramente molto molto successo. Io credo che quasi tutte le persone che ci sono qua dentro abbiano avuto modo ogni tanto di sentirlo, di ascoltarlo, per cui credo che sia stato un programma che ha accompagnato veramente molte molte persone, magari anche più giovani. E poi naturalmente questo insegnamento alla Sapienza di Roma, appunto, in religione e comunicazione, alla facoltà di lettere e filosofia, appunto, della Sapienza, e nel corso di laurea, appunto, in scienze storico-religiose. Allora, io volevo partire, forse non vorrei fosse una domanda, ma giusto per capire qual è stata un po' la genesi di questo libro, no? Volevo capire un attimino quando
Gabriella Caramore ha iniziato un attimino a riflettere un po' su questa, a riflettere su questo tema. Ha cominciato a riflettere un po' di anni fa, dopodiché ha messo degli appunti da parte, poi li ha ripresi, ha cominciato a riflettere poco prima di cominciare a scrivere. Ecco, questa era la prima domanda che le volevo porre. Prego. Allora, si sente bene? Sì. Abbastanza? Ma, prima di rispondere, veramente ringrazio perché vengo sempre qui con grande piacere. Adesso era un po' di anni, però c'è un bel clima, c'è una bella attenzione, ritrovo amici e quindi, insomma, per me è sempre molto piacevole venire qua. E vi ringrazio per l'accoglienza di questa sera e per l'accoglienza che state dando a questo libro, che effettivamente forse è nato in maniera da una parte un po' sofferta, dall'altra anche molto spontanea. Allora, questo tema della, soprattutto del tempo ultimo, del tempo penultimo della nostra vita, è un tema che avevo cominciato ad affrontare 7-8 anni fa, tant'è che l'editore Garzanti mi aveva fatto un contratto e avrei dovuto consegnare il libro in breve tempo. Se non che poi, per una serie di cose, non riuscivo a scriverlo, pur essendo un tema che mi interessava, che volevo affrontare, che volevo conoscere, sondare. Non riuscivo a scriverlo perché, beh, intanto per una serie di contingenze, ma anche perché mi sembrava che non trovavo il linguaggio, non trovavo la lingua, perché ero molto coinvolta, non soltanto io in prima persona, ma insomma le persone di famiglia che invecchiano, che scompaiono, gli amici che scompaiono, che non ci sono più, per cui mi sembrava che farne così un saggio sarebbe stata una cosa un po' falsa, finché ho trovato questa chiave, un pochino, un po' personale, poco, perché insomma io credo che si debba scrivere anche con molto pudore di se stessi e delle proprie esperienze, però qua e là, ecco, aprirmi a questi squarci personali mi ha aiutato a trovare la strada, tant'è che poi l'ho scritto velocissimamente dopo questa lunga attesa di 7 anni, una cosa così. E allora che cosa mi ha mossa? Intanto sì, un po' l'autobiografia. È un po' il desiderio di capire questa età della vita. Sì, viviamo in un paese che invecchia e io stessa poi sono arrivata all'età grande, ma ecco, cercando di mostrare sì con leggerezza e con anche una possibilità di affrontare questo momento della vita, questa fase della vita, insomma, con un po' di forza, con un po' di coraggio, senza lamentarsi troppo, guardando agli altri, guardando magari a chi fa più fatica di noi, che dopo tutto, insomma, siamo abbastanza privilegiati, possiamo godere di salute così così, ma insomma siamo ancora in piedi, di cultura, di amicizie, di relazioni, eccetera. Ma anche però, cioè, senza fare sconti al fatto che in questa età ci troviamo di fronte a questa barriera del limite della vita. Cioè, io appunto molti libri sono usciti sul tema della vecchiaia, ho partecipato a vari incontri. Devo dire che trovo molto irritante chi dice: ah no, per carità, sì, si può vivere bene, le donne possono essere belle anche a 90 anni. Adesso ci sono molti strumenti per continuare bene la propria vita. Cioè, per carità, tutto questo è vero e tutto questo va
aiutato, incrementato questo abbassamento di voce, scusate, ma è anche vero che ci troviamo di fronte a una barriera che affronteremo magari chi tra 20 anni, 30 anni o non so che cosa, però cominciamo a capire, cioè a guardarla come vera questa barriera, che questa barriera c'è. Grazie, dopo lo prendo. Che questa barriera c'è e effettivamente è una cosa un po' sconvolgente, perché naturalmente tutti sappiamo da sempre, finché siamo ancora da bambini, che tutti dobbiamo morire, no? Però non lo sappiamo davvero finché non arriviamo a un'età in cui ci troviamo noi, lo vediamo intorno a noi. E questo qualcuno non ci fa caso, per carità, è anche vero, ma io trovo che invece, non so, io lo vivo con un certo smarrimento, perché cioè com'è possibile che noi siamo qui e poi non ci saremo più? Certo. Io lo trovo una cosa veramente abissale, veramente smarrente, e allora bisogna farci un po' i conti. Cercare di arrivarci il meglio possibile, naturalmente, ma anche fare un po' un lavoro su se stessi. Ci sono molte persone che, arrivate all'età del pensionamento, si sentono finite, defraudate del loro essere utili nel mondo. Bisogna capovolgere un po' i termini. Forse non sono più utile come prima nel mondo, ma il mondo può essere utile a me o può essere utile alle persone che mi sono intorno. Cioè, ecco, cercare di ho cercato di non dare né una visione troppo così, la vecchiaia felice, per carità, ma neanche la vecchiaia che è solo l'età dello spegnimento e quindi rinchiudersi, lamentarsi, piangere. E naturalmente le nostre vite sono tutte diverse una dall'altra, quindi so bene che ci sarà chi è più sofferente, chi ha più coraggio, chi è più dedito agli altri e così via, ma insomma, ecco, cercare di tenere un po' una specie, non dico di equilibrio, ma tenersi in bilico su questi due fronti. Certo. Del vivere e della vita che finisce. Lei ha usato adesso una parola che ho trovato molto, molto bella, che è la parola pudore. Riuscire naturalmente a scrivere mettendoci molto di noi, però avendo anche la consapevolezza che dobbiamo anche pensare a qualcos'altro nel momento in cui le persone naturalmente ci leggono. Allora, lei cita molto all'interno del libro le sacre scritture, come cita molto poi peraltro anche scrittori, poeti, artisti. Ecco, la sapienza biblica può aiutare gli uomini e le donne, a suo avviso, sotto questo punto di vista? A che cosa? La sapienza biblica, voglio dire, può aiutare gli uomini e le donne di fronte a questo periodo della vita? Allora, io penso la sapienza biblica come ogni altra sapienza. Se noi guardiamo i sapienti greci o la grande letteratura del nostro secolo passato, del Novecento, tutto questo ci può naturalmente aiutare, ma ecco, non credo che la sapienza biblica ci possa dare delle formule, come dice Montale, che mondi possa aprirci. Certo. Noi solo questo oggi possiamo dire: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. La sapienza biblica mostra tantissime forme di vecchiaia, a partire dai vecchi patriarchi, a partire dalla vecchiaia delle matriarche, di Sara che è sterile e quindi si sente inutile, ma alla quale il Signore dà una possibilità, a partire, per citare altre donne, Ruth, la Moabita, e Naomi,
la vecchia vedova e vedova anche dei suoi figli, cioè la madre che ha perduto i suoi figli, a partire dai vecchi dei salmi. Nei salmi non si fa nessuno sconto: oh Signore, mi hai abbandonato nella miseria, nella povertà, eccetera eccetera. Sì, poi si chiede aiuto, ma in realtà, e poi a partire da tante figure, a partire dal saggio Coelet, che certamente non vede la vecchiaia come qualcosa di positivo, esorta il giovane a godere finché in tempo della propria vita, ma ecco, vive una distanza malinconica dalla vita, che non è un esempio, ma che io credo che ciascuno di noi possa provare in qualche momento. Poi per fortuna non ci chiudiamo dentro soltanto dentro il discorso di Coelet, però ecco, ci serve a capire che quella malinconia, quello scoraggiamento, tutto è sempre uguale, tutti moriremo, non c'è giustizia su questa terra, come dice, io ho guardato lo scorrere della vita umana sotto il cielo e mi sono accorto che la giustizia, l'ingiustizia vince sempre, i poveri saranno sempre umiliati, eccetera eccetera. E beh, va tenuto conto anche di questo, e quindi la sapienza biblica ci aiuta per capire la varietà delle situazioni umane anche nel vivere il tempo ultimo. E però ecco, non è che ci offre una soluzione, non è che ci offre una soluzione, e neppure, non so se poi ne vogliamo parlare, proiettando qualcosa in una vita futura. Certo, ma lei ha usato all'inizio ha corretto il concetto in maniera molto, molto corretta, dicendo che la sapienza biblica è una delle tante sapienze di cui gli uomini hanno bisogno per andare avanti, gli uomini e le donne hanno bisogno per andare avanti. Quindi un insieme di sapienze, sapienze che naturalmente possono trovare strada nell'arte, possono trovare strada nel cinema, nel teatro, possono trovare forme, diciamo così, rivoli nei quali dove possono tranquillamente scorrere in quella che si chiama, diciamo così, cultura, che non deve essere proprio la cultura solamente nient'altro che intellettuale, anche la cultura, cioè proprio la cultura del rispetto, la cultura del riuscire a vivere, la cultura del riuscire anche a stare assieme alle persone che abbiamo intorno. Ecco, io vorrei che facessimo un attimino un passaggio, passassimo un po' dalla sapienza biblica o dal sapere, e passassimo un attimino al concetto della pittura. Lei all'interno del libro ha fatto delle descrizioni su alcuni quadri di Rembrandt che sono meravigliose. Ed è una cosa questa che mi ha, forse perché è un pittore che anch'io apprezzo molto, però veramente è riuscito a farmelo vedere sotto una luce un attimino diversa, anche perché Rembrandt è una persona che dipinge anziani ma dipinge anche giovani, giusto? Sì. Ecco, per cui, cioè, anch'io sono incantata da Rembrandt, proprio perché tra l'altro Rembrandt dipinge una serie di suoi autoritratti che lo vede passare dall'età giovane all'età di mezzo, all'età anziana, agli ultimi anni della sua vita, che in realtà poi muore abbastanza giovane, muore a 66 anni, quindi, però per quel tempo poteva essere anche un buon traguardo. Allora, che cosa c'è in Rembrandt? C'è questo... non so, se voi guardate, beh, intanto allora nei suoi ritratti, da vecchio, ce ne sono tre in particolare, allora lui si mostra a noi senza pudore, per l'appunto, ma si mostra con il volto segnato, la pelle cascante, le macchie sulla faccia, e con uno sguardo che dice: beh, guardate, io sono arrivato così e ci arriverete anche voi. E poi Rembrandt coglie, appunto, in questi passaggi, sia degli autoritratti sia dei ritratti, coglie proprio il momento di passaggio. Ecco, per questo mi piace, perché
e l'ho associato a queste riflessioni sul tempo, perché mostra proprio lo scorrere del tempo in questa fugacità dell'istante. Sembra quasi un'istantanea, invece è frutto di un lavoro lento, diciamo, però sembra quasi un'istantanea. Ma ecco, direi che tutta, cioè io ho voluto mettere alla fine di ogni capitolo, ma non me ne ero neanche accorta, però poi invece è successo così, cioè non era intenzionale, una specie di siparietto sulle arti, la pittura, la musica, il cinema, il teatro e naturalmente la poesia, vabbè, c'è sempre, perché quello è linguaggio. E quindi perché in realtà poi ogni forma d'arte è momentanea, è fugace, è fuggevole. Allora, anche se non rappresenta il momento della vecchiaia o gli anni anziani o il momento prima della morte, cioè l'immagine di questa, per esempio la musica, che cos'è? Una cosa che c'è e poi non c'è più, ma rimane. La pittura potrebbe sembrare una cosa più concreta, ma in realtà il pittore dipinge quell'istante particolare. Il teatro, arte effimera quanto mai, perché c'è l'attore sulla scena, poi basta, è finito, ma rimane come un riverbero di qualcosa, no? Cinema idem. Ecco, allora ho voluto parlare dell'arte, a parte che praticare una qualunque arte farebbe bene a qualunque anziano, ma a qualunque persona, voglio dire, a qualunque persona. E a qualunque persona, sì, ma per dire che si può cominciare anche in età tarda. C'era uno, non so come si può chiamare, un biologo, uno psicologo, non lo so, che dice che fino a 95 anni si può imparare qualunque cosa. Ho qualche dubbio, ma comunque diciamo che l'idea è buona. Ecco, non solo perché può aiutare a vivere meglio l'età grande, gli ultimi anni della vita, ma perché ce li rappresenta in questa fugacità tra lo sparire, lo svanire e il permanere di qualcosa. Ecco, allora per questo un po' ne ho voluto parlare, e forse avrei potuto farlo anche un po' più distesamente, ma insomma così è venuto. Direi che l'ha fatto in maniera molto, molto esplicita e anche molto estesa. E, allora, prima si parlava appunto di saperi e si diceva che c'erano più saperi da prendere in considerazione. E possiamo anche dire che la vecchiaia è fatta di più vecchiaie? E possiamo anche dire che ci possono essere delle differenze a volte fra le vecchiaie femminili e le vecchiaie maschili? Ma io direi di sì, perché tutta questa esaltazione della vecchiaia delle donne, che appunto ai nostri giorni può essere molto ridimensionata, si può essere belle anche a 90 anni, basta curarsi, eccetera, eccetera, secondo me è sintomo di una differenza, di una differenza. Ora, naturalmente, ci può essere vero una donna bella anche a 90 anni, perché si vede in un volto la traccia, appunto, come in una pittura di quello che è stato. E ci può essere anche in un uomo, naturalmente. Però è chiaro che alla donna è associata la bellezza, che sia giusto o no, non lo so, ma questo comunque persiste nel nostro immaginario. E dunque io penso che ci sia una sofferenza maggiore, però è una sofferenza che va accolta, cioè non va rifiutata, non va rigettata. Io per esempio, vabbè, recentemente ho partecipato a un dibattito in cui una scrittrice che si è occupata appunto di età anziana diceva: ah, ma no, ma la vecchiaia è una cosa bella, è una cosa... le donne possono essere belle, possono essere sagge, eccetera, eccetera. Però poi, man mano che parlava, veniva fuori la sua verità, e cioè: ma io da giovane ero bella, adesso mi sento brutta. E perché un uomo può andare con una ragazzina di 16 anni, ma ci vorresti andare anche tu con la ragazzina di 16 anni? Insomma, veniva fuori questa contraddizione. È effettivamente una contraddizione, è un peso molto, molto gravoso, però anche quello
bisogna accoglierlo, bisogna accettarlo e bisogna elaborarlo come si può. Certo, mentre per gli uomini? Come? Mentre per gli uomini? Beh, insomma, io credo che più o meno equivalga alla stessa cosa, però è vero che per consuetudine culturale un uomo di 80 anni può essere più piacente di una donna di 80. Probabilmente un uomo di 80 anni è saggio, una donna di 80 anni magari un po' sfiorita. Sì, però si può un po', come dire, correggere un po' il tiro e vedere che forse un uomo di 80 anni è meno bello quanto una donna di 80 anni, forse non è così saggio, ma magari certo. È altrettanto superficiale, non lo so. No, esatto, no, perché questi sono sempre stereotipi che iniziano in età. Diciamo che lì la differenza un po' la prima, fa. Voglio dire, poi ce li portiamo avanti in questo senso. Lì la differenza la fa il creatore, cioè l'artista, no? L'artista che continua a creare, che sia un uomo o una donna. Oppure che insomma che sente di avere qualcosa di vivo da esprimere e allora lì si ritorna uguali, diciamo. Certo. Ascolti, ci sono due parole che appaiono spesso nel libro: rinuncia e accettazione. Ce li spiega un po' bene questi due concetti? Sì, non lo so, cioè sono degli così degli azzardi, delle ipotesi. Intanto rinuncia, naturalmente rinunciare, cioè non essere così attaccati alla vita precedente, sapere che si sta cambiando, sapere che la prospettiva che si ha davanti è diversa, sapere che si va verso una fine, quindi una rinuncia della vita. Accettazione, ecco lì, prendendo un binomio teologico, resistenza e resa, cioè da una parte bisogna resistere alla tentazione di sentirsi vecchi, abbandonare tutto, ormai la vita è finita, eccetera, eccetera, ma dall'altra invece resistere a questa anticipazione, diciamo, della vecchiaia, e finché si può dare vita, ma anche non soltanto egoisticamente, facendo la ginnastica, facendo fitness, eccetera, ma ecco, sapere che c'è una vita intorno, rinunciare a certi egoismi, per esempio. E, per carità, poi è chiaro che a 90 anni non è che puoi fare chissà che cosa per gli altri, però insomma se tu dai un sorriso invece di un ghigno malevolo è già una grande cosa, è una grande cosa per te o per l'altro. Se tu rinunci a raccontare sempre che cosa ti è venuto a mancare e così via, ma magari lo tieni per te, perché è vero che vengono a mancare molte cose, però nello stesso tempo, insomma, fare comunque anche lì un esercizio di equilibrio mica è facile, perché poi ognuno è portato dove la sua vita l'ha portata fino a quel momento, però provarci. Io credo che provarci sia sicuramente la chiave di lettura più importante, cercare anche di leggere quello che abbiamo attorno e di capire un attimino che cosa possiamo cambiare, che cosa possiamo fare. Ecco, e ci sono degli aspetti, delle cose che secondo lei si possono anche cambiare, nel senso che leggendo il libro, devo dire, forse anche un po' per il titolo che hai usato, L'età grande, mi era venuto in mente un po' l'acqua grande a Venezia, piuttosto che l'acqua grande, che quando si parla di alluvioni, quando si parla di cose del genere, per cui l'arrivo dell'acqua grande è qualcosa che comunque distrugge, qualcosa che distrugge luoghi, storie, persone, ma poi in qualche modo si ricomincia, no? In qualche modo poi si riparte. E lei cita appunto nel libro anche Dante Alighieri, definendo appunto che ha definito la vecchiaia come una sorta di vita nuova. Per cui avventurarci un po' in questa vita nuova, che cosa comporta? Abbiamo detto che comporta delle rinunce, comporta delle accettazioni, comporta dei saperi, e poi cos'altro comporta ancora, a suo avviso?
Beh, allora dunque, intanto Incipit Vita Nova l'ho usato nel senso che effettivamente quando si arriva a una certa soglia della vita e si prende consapevolezza di questo, si vive qualcosa di nuovo e quindi invece che trascinarsi dietro una vecchia zavorra, caspita, trascinarsi davanti, cioè avere davanti a sé anche il senso di una nuova, di un nuovo momento della vita, di una nuova esperienza. La filosofa Hannah Arendt diceva: tutti gli esseri umani devono morire, però l'essere umano non è fatto per morire, ma per incominciare. Ed è vero, perché in ogni momento della nostra vita si comincia qualcosa e quando si arriva a un certo momento dell'età grande si comincia qualcosa. Però l'essere umano è fatto non per morire, non l'essere per la morte heideggeriano, mettiamo, ma si è costretti a morire e quindi rendersi conto di questo. E rendersi conto di questo non è una cosa proprio semplice, no? Per cui come ci possiamo opporre un po' di fronte a questa, come ci possiamo opporre di fronte alla morte, con quale spirito, con quale animo, sempre sulla base del nostro sapere, del nostro vivere, del nostro stare al mondo? Beh, dunque io non lo so, perché bisogna arrivarci. Bisogna arrivarci continuando a prepararsi alla vita, cioè continuando a elaborare un senso della vita molto, molto forte. Ci si può arrivare pensando agli altri, per esempio. Ecco, mi colpisce sempre, lo dico in qualche parte nel libro, come noi ci commuoviamo molto di fronte ai bambini che muoiono sotto le bombe, ai bambini che muoiono in mare, ai bambini migranti, ed è giusto che sia così, perché il bambino è una vita che comincia, quindi se gliela stronchi prima, certo, cioè, è uno scandalo atroce, cioè prima che cominci a vivere, prima che compia la sua vita. Però penso anche ai tanti vecchi che, per esempio in questi fenomeni migratori, rimangono da soli nei loro villaggi, o rimangono, quando li si vede così, in queste migrazioni che si trascinano dietro le loro povere cose, questi vecchi che non ce la fanno, questi vecchi sfiniti. Quelli che sopravvivono potranno anche ricominciare una vita. Quelli che non ce la fanno, non ce la fanno. E allora rendersi anche un po' conto di come vivono gli altri popoli, gli altri. Cioè non ci siamo solo noi con la nostra un po' anche raffinata cultura della vita e della morte, ma ci sono anche tutti gli altri. Allora, secondo me, allargare un po' lo sguardo verso queste persone più sofferenti anche rispetto alla loro fine, ci aiuta un po' anche a ridimensionare la nostra, forse, credo, anche se poi è chiaro che di fronte alla morte sei di fronte al niente, sei di fronte all'abisso, sei di fronte a questa vita e basta. E basta, certo. Certo. Ascolti, le volevo chiedere questo. Possiamo anche riuscire a fare un commento, diciamo così, sociale sull'età grande. Viviamo in una società che non pensa molto alle persone anziane. Viviamo in una società, soprattutto in questi ultimi tempi, che sicuramente penso agli anziani in maniera non proprio, non dico che li veda come un peso, però sono comunque una forza che rimane, tra virgolette, messa da parte, no? Non ci sono grandi interventi, grandi interventi sotto il profilo a volte sociale, se non in alcune realtà, ecco. Per cui secondo lei che cosa si potrebbe fare di più sotto questo punto di vista? Parliamo proprio di politiche sociali, parliamo proprio di Politiche sociali, anche qui
non lo so, cioè ci dovrebbero pensare gli addetti, anche perché... Se lei potesse dare un suggerimento, voglio dire, se lei potesse dire qualcosa a riguardo, se lei fosse attorno a un tavolo e avesse qualcuno che si occupa un po' di queste tematiche, cosa direbbe? Beh, allora intanto... Naturalmente dalla sua esperienza, eh? Sì, intanto accompagnare, non lasciar soli gli anziani, come non si devono lasciar soli i bambini, allo stesso modo non si dovrebbero lasciar soli gli anziani, perché gli anziani, voglio dire, hanno vissuto fino a quel momento lì, non ha senso, cioè qualcuno glielo dà il senso, buttarli via come se fossero proprio degli scarti del sociale, come se fossi, come sono i poveri, come sono i migranti, come sono... E lì purtroppo, anche perché, voglio dire, non c'è una ricetta per tutti, facciamoli vivere nella loro casa, sì, ma a volte non è possibile. No, o non è possibile, o non ci stanno bene, o sono troppo soli, oppure facciamoli vivere nella casa dei figli. E beh, mica uno scherzo, perché i figli hanno le loro attività, le loro esigenze, i nipoti vanno in scuola, eccetera. Facciamoli vivere negli istituti. Anche questa, ci sono molti vecchi che accettano di buon grado la vita negli istituti, ma altri no. Quindi occorrerebbe, come dire, un'attenzione, quella che la nostra società non dà alle persone. Occorrerebbe, cioè, perché se si considera che quella anziana è ancora vita ed è una vita capace di dare e di prendere, naturalmente non sarà più il dare e il prendere che c'era prima, però è un'altra forma, di pensiero, di godimento, anche di esperienza. Ecco, se si riuscisse ad avere cura della persona in tutte le fasi della vita, sì, allora sì, si troverebbe il modo, ma cioè, non è pensabile. Vediamo che non c'è soluzione per i migranti, non c'è soluzione per la scuola, non c'è soluzione per la violenza, non c'è soluzione per la guerra. Lavorare come formichine. Però non è che ci possiamo sempre arrendere di fronte a tutto questo. No, lavorare come formichine. Io ricordo quando incontravo Antonio Cassese, che era questo giurista che ha poi fondato il Tribunale dei Popoli, insomma contribuito poi il Tribunale dell'Aia, e lui faceva, era, appunto, lavorava per eliminare la tortura durante gli interrogatori anche dei grandi criminali. E allora gli dicevo, ma come si fa? Perché si ottiene così poco, lei ottiene così poco. E lui diceva, sì, ottengo poco, ma l'importante è fare un passo, fare quel passo che si riesce a fare. Poi forse se ne farà un altro, poi forse ci sarà una sconfitta e forse ce ne sarà un'altra, ma intanto si prova, si prova. Ecco, quello che mi sembra di poter vedere nella nostra società è che si prova poco, tranne che in alcune situazioni molto private, lasciate l'iniziativa del singolo, alla buona volontà dei politici locali, alla buona volontà delle persone, anche delle comunità di chiesa. Ecco. Però, ecco, incrementare questo, cioè i piccoli passi che si possono fare. I piccoli passi che si possono fare, certo. Quindi accompagnare gli anziani... Ascolti, ultimamente si usa un termine, lo si usa sempre molto spesso, no? Si parla di quello che c'era prima della pandemia e di quello che c'era e di quello che c'è stato dopo la pandemia. Gli anziani in quel periodo hanno sicuramente sofferto molto. Come ne sono usciti? Allora, quelli che ne sono usciti. Quelli che ne sono usciti. Perché poi una gran parte non è uscita. Dunque, gli anziani credo che ne siano usciti, come dire, quelli che sono sopravvissuti come dopo una grande guarigione. E la società, che, se posso usare questo termine così astratto, che forse non ha molto senso, che si è ammalata ancora di più, che è rimasta ancora più contagiata, perché non ha saputo trovare soluzioni
A parte il fatto però che a me sembra che qua e là questo aver visto gli anziani che morivano negli ospedali, mancanza d'aria, mancanza di respiro, un po' in fondo abbandonati, che questo abbia creato un po' qua e là un senso di maggiore consapevolezza, un po' ecco, come se ci si fosse accorti allora di come erano stati trattati in queste RSA, le peggiori che c'erano, perché chiaro che in quelle migliori poi insomma è andata abbastanza bene, ma ecco. Io credo che una delle immagini forse più strazianti, almeno quella che io ricordo veramente con maggiore angoscia, era l'incontro tra gli anziani e i parenti attraverso questo telo di nylon dal quale doveva passare praticamente tutto, cioè dovevano passare sguardi, dovevano passare parole, dovevano passare affetti, doveva passare di tutto, quando in realtà era una barriera veramente insormontabile, insomma. Sì, questa è una delle immagini, almeno che per quanto mi riguarda, decisamente più forti di quel periodo per quanto riguarda sì, appunto gli anziani, perché proprio era una cosa talmente impattante, talmente lucida, poi questa barriera era talmente quasi fosse, era sì visibile, però nello stesso tempo invisibile, sembrava quasi non ci fosse. Ecco, mi impressionava molto invece l'ultimo saluto dato attraverso un telefonino, un tablet. Visto, certo. Lasciato poi alla buona volontà degli operatori, degli infermieri e di chi ce l'aveva il tablet o il telefonino, e gli altri totale abbandono. Totale abbandono. Sì. Ascolti, lei nel libro usa anche la parola eutanasia. Sì. Ma insomma, non bisogna spaventarsi più di tanto alle parole. Significa semplicemente non accanimento terapeutico. L'eutanasia originariamente era la buona morte, morire bene. E quindi cioè, il fatto che ancora adesso ci si ostini in questa divisione forzata tra correnti politiche, tra chi è per l'eutanasia e chi è per invece il proseguimento delle cure fino in fondo, io lo trovo assurdo, lo trovo vergognoso, lo trovo indecente. Cioè lì dovrebbe essere la persona in primo luogo davanti a tutto, con un piccolo comitato di parenti, di medici, di familiari, della persona stessa finché è in grado di capire. E a un certo punto basta. Tra l'altro, voglio dire, anche questa contrapposizione cattolici e laici, ma è di una stupidità veramente vergognosa. Io ricordo che nel libro non c'è, ma nel 1970, adesso non mi ricordo più qual era il Papa, veramente, se era Paolo VI o chi era il Papa nel 70? Paolo VI ancora, sì. Paolo VI, sì. Ecco. Allora, in una lettera a un amico cardinale, vabbè, comunque ha poca importanza, voglio dire, una grande autorità cattolica, in una lettera a un amico cardinale dice no, l'eutanasia no, per carità, però non bisogna protrarre le cure fino oltre ogni limite ragionevole. Cioè, perché prolungare una sofferenza quando la cosiddetta morte naturale è lasciar morire il paziente, naturalmente accompagnandolo il più possibile, perché non soffra, perché possa essere ancora consapevole. Tra l'altro non si dice abbastanza che a un maggior uso equilibrato naturalmente di morfina corrisponde una minore sofferenza, ma a volte una maggiore anche consapevolezza. Quindi se qualcuno vuole questa consapevolezza, lasciargliela affrontare, lasciarla accogliere. Certo, certo. Beh, volevo invitare anche il pubblico, se ci sono delle domande, se qualcuno vuole porre delle domande alla signora Gabriella Caramore, direi che possiamo anche interrompere con qualche domanda, poi possiamo proseguire naturalmente con i quesiti che volevo continuare a fare. Però
veramente vedo delle persone molto attente, vedo delle persone molto coinvolte, per cui se c'è qualcosa che magari del libro vi ha magari un po', vi ha magari un po' stuzzicato, vi ha magari un po' dato, vi ha dato una sorta di energia o qualcosa, o seppure c'è qualcosa che volete affrontare, io direi che sarebbe anche utile sentire l'esperienza, ecco, appunto, l'esperienza magari di qualcun altro, che ha, esatto, qualche esperienza, che ha qualche esperienza, esatto, sì. Bene, allora andiamo avanti. E, un'altra cosa che si evince molto dal libro è il fatto appunto della vecchiaia, che ci porta a dimenticare molte cose del presente, però ci fa comunque ricordare molte cose del passato. Ecco, questa dicotomia come la vogliamo interpretare? Ma come un'opportunità. Come un'opportunità. Un'opportunità, ecco. Perché alla fin fine, sì, certo, lo so che è scomodo dimenticare il caffè sul fuoco o cose del genere, è anche pericoloso. Però invece forse è una memoria selettiva, si lasciano da parte alcune cose per invece fare spazio a una memoria di quello che è stato. Di quello che è stato nella nostra infanzia, di quello che è stato nella vita degli altri che ci hanno accompagnato. Ecco, per esempio, una cosa che a me fa soffrire molto, per esempio, in questa età adulta, più che adulta, e beh, la scomparsa delle persone care. Dei familiari, ma anche degli amici, ma anche di alcuni personaggi pubblici che magari hanno, come dire, erano lì, no? Nella sua vita, certo. Sì, hanno accompagnato la nostra vita. Ecco, vedere che questo panorama umano si scompone, questa è una grande sofferenza, e allora però lo si può ricomporre in parte attraverso la memoria, attraverso il ricordo, che può darsi anche che il ricordo poi migliori le cose che si sono vissute, ma ben venga, invece che restare aggrappati ai vecchi rancori, alle vecchie rabbie, alle vecchie ostilità, inimicizie, cioè quante cose abbiamo ricevuto. Bene, facciamole rivivere, facciamole. Cioè, da una parte c'è il dolore per quello che abbiamo perduto, ma dall'altro ci può essere anche la possibilità di rivivere tante esperienze, di far proprio rinascere delle persone, certo, di farle risorgere, possiamo dire. Risorgere. Ci sono stati dei personaggi che sono mancati in questi ultimi anni, che per lei erano dei capisaldi, diciamo così, un po' della vita politica, della vita sociale, della vita intellettuale di questo paese, che hanno segnato la sua esistenza? Ma adesso, presa così, non saprei dire. Diciamo del mondo dello spettacolo, Jane Birkin. Ah. Perché quando noi eravamo ragazzi era il simbolo di una persona, come dire, un outsider, spensierata, scanzonata, trasgressiva, ma dolcemente. Certo. E allora questo mi ha molto impressionata, ma anche altri, non so, del mondo politico non saprei dire, ma... però molte delle persone, per esempio, che ho incontrato sul lavoro, appunto Antonio Cassese, o Sergio Quinzio, o insomma, sì, tanti, oppure non so, la poetessa Amelia Rosselli. Se mi ci metto lì non si finisce più, ma poi penso per esempio a compagni di università che sono morti negli anni dell'università e che quindi non hanno fatto a tempo ad avere lo sviluppo che ha avuto un altro, o addirittura nei banchi di scuola. Certo. Un cuginetto bambino, insomma, i ricordi sono tanti. Sì, sono, certo, tanti. Ascolti, lei alla fine del libro mette un attimino, fa un raffronto tra
un bambino che nasce e un anziano che muore, no? Questo passaggio tra la vita e la morte, e lo racconta molto bene. Ma sì, perché c'è, come dire, qualcosa che li accomuna, che è andare, per il vecchio, andare verso il nulla, e per il bambino provenire da un nulla. Cioè, il bambino nasce da che cosa? Non si sa. E però c'è una fondamentale differenza, cioè che il vecchio ha lasciato un solco nella sua vita, mentre il bambino è questa specie di miracolo che viene al mondo. E, non so, e allora ci si chiede, ma perché si muore? Naturalmente i biologi danno delle spiegazioni, cioè muore chi ha esaurito il suo compito riproduttivo, e dunque per allora metà della popolazione mondiale potrebbe morire tranquillamente. Ecco, e invece perché si muore? Perché forse perché tutto muore. Muoiono le stelle, muoiono i pianeti, muoiono le piante, morirà il sole, morirà, e quindi tutto muore, anche la nostra vita muore. Però la nostra vita ha questa cosa tortuosa che è la coscienza, la consapevolezza, che non fa accettare questo, perché si è vivi, e com'è possibile che si diventa morti, che si sparisce? È una domanda sciocca, ma è una domanda che ci poniamo quando qualcuno scompare. Certo. Ascolti, io direi che Gabriella Caramore, indipendentemente dalla docente, dalla scrittrice, come si sta approcciando a questa età? Insomma, la sentiamo molto loquace, cioè la vediamo in forma abbastanza, e devo dire con delle idee, con degli spunti veramente molto, molto profondi e molto interessanti. Beh, insomma, con momenti molto alterni, se devo confessare la verità, nel senso che prendono delle grandi angosce. A un certo punto, quando appunto si ha la consapevolezza di questo, e quando si vede che il mondo intorno sparisce. E poi invece per il resto, così, siccome poi la vita continua a chiamare, e allora si fa una cosa, se ne fa un'altra finché si resiste. Ecco, quindi anche qui resistenza e resa. Certo. Insomma, in maniera molto, molto ambigua, molto ambivalente, molto altalenante. Ma ci sono delle giornate in cui si sente magari particolarmente giù, ci sono delle cose, sì, ecco. E come reagisce di fronte a tutto questo? Qui passiamo agli esempi pratici, qua dobbiamo fare una piccola scuola. Passiamo alle confessioni. Passiamo alle confessioni, sì, quelle che possono essere anche degli esempi, degli stimoli. Beh, sì, ci sono. Vabbè, sono. Sì, ci sono dei momenti molto pesanti. Ci sono sempre nella vita, ci sono. Sì, adesso hanno però questa torsione, questo svegliarsi di notte con gli occhi spalancati e pensare che tutto finisce. Però poi finché la vita prende, cioè ti viene chiesto di fare questo, di fare quest'altro, di andare a Valdagno, di andare, certo, di fare una cosa, di fare un'altra, e finché la vita prende. Si ritorna, insomma, si rinasce, sì. Certo. Allora io direi. Certo, prego. Certo. Forse una domanda sciocca, ma. Non sono mai domande sciocche, sei tranquilla. Si parla di resurrezione, si parla di reincarnazione. Sono solo delle modalità di approccio per superare l'angoscia della fine. Domanda 100 milioni questa. Ma guardi, ognuno ha una risposta diversa naturalmente. Per me personalmente sì, nel senso che, cioè, tutta la storia del pensiero in tutte le parti del mondo ha elaborato qualcosa per
far fronte a questo, a questa, a questa, a questo dramma della fine. Allora non è pensabile che, cioè, che la nostra cultura abbia trovato l'escamotage più giusto delle altre culture. Mi sembrerebbe una cosa molto strana. Tuttavia, non ho un approccio laicista, nel senso che va benissimo se uno pensa che quest'idea del ritornare sulla terra, oppure un'altra cosa, è la vita eterna, ci si ritroverà da qualche parte, dà conforto, ma va bene, cioè a chiunque capita di parlare con le persone che non ci sono più, di desiderarle, di... però tanto più di questo non è, ma è già molto, io trovo, perché voglio dire, se io parlo con chi non c'è più, se io desidero, vuol dire che tengo viva una memoria, che tengo vivo un desiderio, però non posso pensare che quello che abbiamo elaborato noi sia più importante di quello che ha elaborato un'altra cultura, oppure una cultura laica che si arrende al fatto che tutto deve finire. Volevo dire un'altra cosa, ma sì, perché poi voglio dire, anche le scritture non è che danno tante indicazioni, danno delle indicazioni molto confuse. La vita nel mondo che verrà è scritto in certi passi della Bibbia, oppure c'è anche la resurrezione in Ezechiele, oppure Gesù parla di resurrezione, ma poi, cioè, a tutto quello che dice Gesù si attribuisce si attribuisce un valore simbolico, perché mai la resurrezione dovrebbe avere invece un valore concreto, materiale? No, cioè è il senso che la vita continua, che la vita deve continuare, che bisogna agire per il bene perché ci sia qualcosa che rimanga. Ecco, questo è l'importante, non che uno torna sulla terra. No, per quanto mi riguarda, no. Certo. Altre domande? Prego. Tra le voci che ci mancano, penso a Giuseppe Barbaglio, che era vicentino, sì, d'adozione, che lei ha ospitato varie volte, sì, sì. Uomini e Profeti, e la sua voce sicuramente ci manca. Secondo me l'età grande è anche l'età dei bilanci. Alla nostra età, che siamo nati in prossimità della guerra, della fine della Grande Guerra, e nel nostro bilancio, che in cui si cerca di ancorare alle cose più importanti, per me una delle cose che dovrebbero restare, che invece si vede smarrire, è il discorso della pace. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, è solo che il discorso della pace, siamo nel pieno di numerosissime guerre, e come lo portiamo avanti? Con i piccoli passi, certamente. Però non ci possiamo neanche tanto illudere, ma certo possiamo sperare, sì, questo sì. E comunque anch'io ricordo con piacere, con interesse, la figura di Giuseppe Barbaglio. Qualcun altro? Poi gli dico... cosa mi ha colpito in modo particolare nel libro. Però, tornando alla domanda precedente, ieri sera, su cosa c'è nell'aldilà, ieri sera ho rivisto la seconda volta un film sulla storia che parlava della biografia della figlia di Karl Marx, Miss Marx, e lei aveva seguito un po' l'esperienza del padre, e suo nipotino, che la madre era morta, a un certo momento molto affezionato a lei, e ha chiesto: ma zia, sei proprio sicura che non c'è niente dopo la morte? Perché chiaramente quella cultura, col padre, col nonno e così via. E lei ha detto: guarda, secondo me non c'è niente. Però si è avvicinato e ha detto: mettiamola così, tu pensa che se ci fosse qualcosa nell'aldilà, adesso tuo nonno starebbe bruciando all'inferno, quindi fai. Quindi
Ecco, nel libro c'è una parte, non so se vuole riprendere, però che a me ha incuriosito molto e ha anche fatto riflettere. C'è un capitoletto che non mi aspettavo, ma comunque è molto bello, che dice «L'ospite inatteso, il desiderio». Ed è una chiave importante, secondo me, poi nella descrizione della penultima età o anche nell'ultima. E poi l'altro elemento, se vuoi riprendere, magari, che mi ha veramente fatto pensare, quando lei mette in relazione similitudine tra due età che io non avrei mai pensato potessero avere qualcosa in comune, cioè l'adolescenza e la vecchiaia. Lei dice sono due età molto simili, e questo mi ha un po' fatto riflettere. Poi chiaramente lei lo spiega nel libro, però se poteva dirci qualcosina anche così per il pubblico su questi due elementi. Allora, questa di adolescenza e vecchiaia, in realtà io avrei messo più in relazione l'infanzia e la vecchiaia, però mi è capitato un libro, quindi non è una cosa mia, ma lo cito, di Francesco Stoppa, che è uno psicanalista, che elabora appunto questa somiglianza tra l'adolescenza e la vecchiaia, perché entrambe queste due età si trovano di fronte a qualcosa di assolutamente nuovo. Allora, il bambino vive ancora dentro il suo universo, della famiglia, della scuola, dei sogni, delle fiabe, eccetera. Arrivato all'adolescenza, c'è il mondo esterno che lo prende e che lo affascina e che lo muove nel desiderio. E questa cosa, secondo Stoppa, vale anche per la vecchiaia, cioè la vecchiaia a un certo punto appunto si trova di fronte a una nuova fase della vita, si trova di fronte a qualcosa di sconosciuto, si trova di fronte a qualcosa da esplorare, e allora questo fa assimilare le due età, io lo trovo molto convincente. E allora, cioè, io cito questo libro dicendo l'ospite inatteso, il desiderio, perché appunto non ci si aspetta che anche nella vecchiaia ci siano movimenti di desiderio, ma il desiderare vivere è desiderio. Certo. Si può anche parlare di un desiderio più, come dire, più corrispondente a questa parola, per esempio l'amore, ma non deve sorprendere che un vecchio di 80 anni si innamori, perché per esempio anche un bambino di 5 anni è capace di innamorarsi. Certo, le modalità saranno diverse e voglio sperare che lo siano, però un bambino piccolissimo è capace di amori assoluti, e forse così anche un vecchio. Io mi ricordo un romanzo di Kawabata in cui c'è il vecchio suocero che si innamora della giovanissima nuora, e però, cioè, non fa nulla di sconveniente, però vive questo amore ed è raccontato molto, molto bene, molto nel dettaglio, ma è un amore di sentimenti. Il desiderio è anche questo, è anche sentimento. Non so se le può bastare. Certo. Se non ci sono altre domande, direi che per ora. Prego. Sì, allora mi sono ritrovata su tutto, ecco, la mia età è proprio adatta per questo. E due piccole osservazioni. Una è quando hai detto che una delle sofferenze, non so se è giusta, se riporto giusta la parola, della mia età, della nostra età, è la mancanza di persone significative. Questa cosa la vivo moltissimo. Ecco, lì c'è l'hai detto, lo risottolineo, mi confermerai se faccio bene a questo, il ringraziamento, la gratitudine.
C'è un famoso passo di Bonhoeffer che dice, che si legge tante volte anche nei funerali, Dio non toglie il vuoto che ci lascia qualcuno che non c'è più, ma lo lascia apposta, Dio, quindi questo per il credente, perché lo si colmi con la gratitudine. Ecco, mi sono chiesta tante volte, e se non mi viene la gratitudine, che colpa ne ho? Allora io penso che sia un dono, una disposizione, ma anche un compito. Ecco, io mi do questo compito. E poi una domanda, adesso credo che questo non ci sia, se avrei qualcosa da dire, ma forse è solo un desiderio mio di sottolineare questo aspetto, che è un po' il mio programma di questo tempo. E una domanda, quando hai detto il neonato, il bambino che nasce, e l'anziano, non l'hai detto ma l'ho pensato io, è l'incontro tra due debolezze, tra due fragilità, ecco, e tu hai detto il bambino viene dal nulla e l'anziano è avviato verso il nulla. Potremmo dire, ti sembra corretto dire, viene dal mistero e l'anziano va verso il mistero, che mi consola di più che questa parola nulla? Sì, per quanto riguarda la seconda cosa, sì, certo, lo possiamo dire, il mistero. Evito queste, in generale, queste parole mistero, perché soprattutto in ambito religioso se ne abusa, cioè tutto è mistero, Dio è mistero, la vita è mistero, eccetera, eccetera, per cui mi pare più anche brutale, se vogliamo, dire che viene da una notte, da un nero, però è la stessa cosa, e verso una notte va l'anziano, che però appunto ha lasciato una traccia della sua vita che è stata, mentre il bambino la deve ancora costruire e tracciare. Dunque, le persone che mancano, le persone, sì, anche lì, sì, cioè, sono d'accordo, io non userei l'espressione Dio ci lascia questo, perché è troppo soggettivato, questo Dio è dunque oggettivato, è dunque reso oggetto, no? Cioè, che sappiamo di questo? Però certamente è anche un compito quello di mantenere il ricordo, la memoria delle persone che non ci sono più, e però mantenerlo non appunto come un santino da tenere sulla mensolina, ma di farne un oggetto di vita, evidentemente, e eventualmente anche per altri. Per esempio, una volta a me non piace, cioè trovavo un po' imbarazzante questa cosa che i cinesi hanno questi altarini con il culto dei morti, dei familiari, eccetera. Adesso invece la trovo una cosa normale, proprio perché ne fanno un uso non soltanto devozionale, ma anche molto, molto vitale, di raccontare ai bambini nuovi chi sono gli anziani che non ci sono più, e quindi sì, no? Ecco, più o meno, insomma. Senta, faccio un elancio, una provocazione, no? Nel senso che un'osservazione provocatoria, perché questa visione o questa impostazione che lei dà della vita di questa età grande, no? Questo modo nuovo di vivere, di vedere e di vivere la vecchiaia, cioè, ti coinvolge nel momento in cui, oppure nel momento in cui si dà per scontato che si arrivi in buone condizioni a questa età grande. No? Qua mi sembra il libro impostato, dà per scontato che questa sia, però prima della morte sappiamo benissimo che ci arriva la malattia, che ci arriva la sofferenza, che ci arriva la non autosufficienza e quant'altro, quindi in un contesto di benessere o quasi benessere fisico è facile accettare e vivere anche l'età grande. In un contesto di malattia, di sofferenza, facciamo fatica a rivedere con occhi, a vedere con occhi diversi l'età grande. Sì. No, questo è giustissimo, ma
Allora, lì mi sembra che si possa dire, non so, che come dire, la mossa passa al tessuto sociale che è intorno, perché chi è nella, come diceva prima sulla società, che cosa certo. può fare? Perché chi è nella sofferenza, nella povertà, nella miseria, nell'incapacità di gestire se stesso, le proprie malattie, il proprio dolore, non può essere da solo, non può essere lasciato solo. Ecco, lì appunto la mossa va presa nelle mani di chi, di un tessuto sociale intorno, ed è questo che talvolta tremendamente manca. E invece qui si potrebbe lavorare moltissimo, perché appunto chi non ha cura della parte finale della vita non ha cura neppure dell'intero corso della vita, perché non si può farla finire prima, finisce a quel punto in cui finisce, e quella parte più debole va accolta, curata e amorevolmente fatta vivere. Questo magari negli hospice accade, ma in alcuni, però ancora troppo poco, c'è troppa poca cura, oppure in alcune famiglie, ma insomma, ecco, è troppo poco pensata questa parte attiva che deve stare, che spetta alla società. Io credo che questa sera siamo riusciti veramente ad infilarci un po' nelle fessure del tempo. Un attimo, parecchie sfumature. C'è ancora qualche domanda? Prego. Grazie. Ho colto un po' di come dire, non negatività, di rassegnazione sul discorso della vecchiaia, della morte. Mi domando, allora, il bambino, mi collego al discorso del bambino e del vecchio, viene al mondo per mezzo di altri, cioè non è una sua iniziativa. L'anziano vive la morte. Si parla poco forse di non dico di prepararsi a morire, ma almeno di predisporci durante questa età grande forse a morire. Ecco, ho questa sensazione, non dico l'atto finale, perché ho lavorato in hospice e ho visto morti di tutti i tipi, cioè di solitudine estrema, di angoscia, e allo stesso tempo belle, morti significative, insomma. Ma ho paura che questa società non ci abitua a pensare alla morte come atto del singolo, del soggettivo, insomma, è la mia morte che sta davanti a me, quindi devo predisporre qualcosa, ecco, prima di arrivare all'evento finale, o no? Sì, allora qui c'è, credo, insomma, che si possa dire, c'è una specie di incrocio tra la soggettività del singolo, che deve anche lavorare, non può aspettarsi tutto dagli altri, e deve anche cominciare a lavorare su di sé, lavorando sulla propria vita prima che sulla morte. Quindi, cioè, prepararsi a morire, questa frase che si dice, bisogna prepararsi a vivere, non dico a vivere bene perché insomma non sono un esempio, ma meglio che si può. Nello stesso tempo ci deve essere l'incontro con le persone intorno, le strutture sociali, e purtroppo questo spesso manca. O c'è una persona che è in grado di elaborare la propria morte, la propria fine, i propri anni difficili, oppure se non lo sa fare, toccherebbe agli altri aiutarlo in questo. Ma se non lo aiutano, c'è un fallimento, ecco, certo. Un fallimento. E quindi ci vorrebbe, diciamo, un concorso di forze tra la persona che deve fare il possibile per rendersi consapevole della propria vita e della propria fine, e chi è intorno che deve aiutare questa consapevolezza, deve aiutare ad alleviare il dolore.
perché non ha nessun senso far morire nel dolore. Allora possiamo concludere questa serata come l'abbiamo iniziato, dicendo per ora può bastare. Che cosa dice? Per ora può bastare. Ecco. Poi volevo aggiungere, poi si vedrà. Grazie, grazie.